qual è l'autonomia reale delle auto elettriche? Voi ce lo chiedete sempre e noi vi rispondiamo ogni anno provandole tutte insieme. Questi sono 10 modelli che abbiamo selezionato fra le ultime novità lanciate sul mercato, tedesche, francesi, coreane e ovviamente cinesi. Le guideremo fino a esaurimento batteria girando intorno a Roma sul GRA, il grande raccordo anulare, che è l'autostrada della capitale. E ovviamente faremo notte, sfideremo il traffico e alla fine ricaricheremo per calcolare il costo dell'energia e poi il dato che conta di più, che sono i consumi. Via le scommesse nei commenti per farci sapere, insomma, qual è secondo voi il modello più efficiente di quest'anno. Mettete like se vi piacciono le prove di questo tipo e io vado a prepararmi perché partiamo subito dopo la sigla. Quattro stagioni di traffico in 68 km, la lunghezza di ogni giro, metro più, metro meno, veloce, scorrevole, mediamente trafficato, rallentatissimo, fermo, incolonnato. Il GRA ci piace per questo, è una sintesi di tutto quello che puoi trovare su una strada reale e viaggiandoci per tante ore riesci a capire fino in fondo qual è l'efficienza di un'automobile. E a maggior ragione se elettrica. Eh sì, perché in questo modo possiamo testare tutto a parità di condizioni e guidando praticamente per centinaia di chilometri. La rigenerazione, l'assorbimento del motore, l'aerodinamica e anche la climatizzazione. Fra un attimo ripassiamo quali sono in dettaglio le regole di questa prova. Prima diamo un'occhiata alle auto, anche perché il piatto è particolarmente ricco. La prima della lista è una cinese, la Highways U5. È costruita a Shanghai e si sta facendo notare perché è un SUV di taglia media, stilisticamente originale e con un'abitabilità interessante. Ed è interessante anche il prezzo, ampiamente sotto i 50.000 euro. Nell'Olimpo delle limousine di lusso c'è lei, la BMW i7. È enorme, vistosissima fuori, troppo secondo molti, ma dentro è comoda all'inverosimile per come coccola e intrattiene i passeggeri con tanto di cinema 8K. Quanto riuscirà ad essere efficiente un'elettrica da oltre 500 cavalli e una batteria che supera 100 kWh di capacità? Tornando al formato famiglia c'è la Kia Niro, il crossover coreano nato ibrido o ibrido plug-in ma disponibile anche con una batteria da 68 kWh. Ha un design che non mette d'accordo tutti ma è curatissimo a livello aerodinamico. Notate la feritoia sul montante C per ridurre le turbolenze in autostrada, vedremo come se la caverà sul GRA. L'aerodinamica migliore di tutte ce l'ha però la Mercedes EQE, la berlina elettrica tedesca levigata come poche altre auto al mondo. È un oggetto futuristico fuori e dentro con 4 posti comodi per viaggiare nel lusso tipico di una berlina della stella. Di livello anche le prestazioni con i 300 cavalli elettrici di questa versione. E se non vi basta ci sono anche le varianti da 400 e 500 cavalli. Un'altra elettrica che si fa notare è l'MG4. Nasce in Cina ma è pensata per... Eccoci Maria. Ecco. Tutto bene allora? Sì, tutto bene. Bentornata sul GRA, ormai ti sei affezionata alla nostra prova sui sì, consumi. Sì. Sì, ormai sono parte del gruppo. Campionessa di efficienza, no? Adesso siamo... c'è un po' di traffico e siamo nella zona più trafficata, più densa di attività commerciali, il quadrante est, famigerato, ma tutto bene direi. E tu stai guardando i consumi, come sono i tuoi? Interrompiamo qui, per la risposta dovete guardare il servizio sul DG2 Motori perché nella nostra Tesla Model X non vogliamo spoilerarvi di più. Torniamo alle auto, dicevamo dell'MG che è stata pensata per stuzzicare i gusti di noi europei con uno stile affilato e un'impostazione costruttiva solida che punta alla sostanza. Il prezzo che ne consegue è competitivo, poco più di 30.000 euro. Ah, le dimensioni sono quelle di una 5 porte compatta, siamo sui 4,30 m di lunghezza. La Polestar 2 è l'alternativa alla Tesla Model 3 che sta facendo tendenza in Europa. Piace l'essenzialità del design scandinavo, la cura dei dettagli e l'efficacia dell'ecosistema software basato su Google Automotive. La Francia c'è con la Renault Megane E-Tech. Anche lei è compatta, anzi è la più corta di tutte. Misura 4,20 m, ma grazie al passo lungo ha comunque un'ottima abitabilità. Delle 10 è anche l'elettrica con la batteria più piccola. La Smart Hashtag One è un altro crossover formato famiglia. Non è troppo lungo, ha linee moderne a fusolate e non c'entra nulla con la Smart Biposto che si vede a Roma o a Milano. A parte il design da piccolo SUV, ha un ecosistema software avanzato e prestazioni esagerate. Questa versione ha 272 cavalli. La Skoda Enyaq Coupé, configurata così, colore evidenziatore e allestimento RS, non fa molto auto da famiglia, ma la sua vocazione sotto sotto è quella. Il powertrain è potente ma non esagerato per un'elettrica, ha la trazione integrale e 300 cavalli.
E quindi c'è la Volkswagen ID.Buzz, cioè l'erede del mitico Bulli. Lei non è favorita perché è altissima e pesa quasi 2500 kg, ma proprio per questo è interessante capire qual è l'autonomia reale, perché un pulmino così si compra innanzitutto per viaggiare, possibilmente in compagnia. Come avete visto, la rosa è coloratissima in tutti i sensi e faccio notare, anzi lo sottolineo, che su 10 modelli 4 sono cinesi. Eh sì, sono arrivati e tra l'altro sono dei gran prodotti. C'è da dire anche che 2 su 4 di questi, e cioè la Polestar e la Smart, sono stati progettati anche in Europa, in particolare in Svezia e in Germania. Noi però del passaporto ci interessa ben poco, vogliamo vedere come si è sviluppata un po' la tecnologia e quindi l'efficienza in rapporto poi alle varie tipologie di batterie. Di spunti tecnici sulla carta ce ne sono tanti, cosa vogliamo anticipare, tablet alla mano? Allora, di partite in questa prova ce ne sono tante in gioco, in contemporanea, in particolare quella tra BMW e Mercedes, che sono dei macchinoni e puntano ad andare veramente lontano. Gli altri modelli invece sono piuttosto allineati come dimensioni di batteria, considera che la capacità media è di circa 68 kWh, ma non tutti si possono scontrare direttamente. Sì, modelli come l'ID.Buzz sono effettivamente un unicum, a me peraltro mi fa impazzire come oggetto anche di design, ma sono curioso di vedere come si comporterà in termini di efficienza rispetto alla Skoda, perché il powertrain è lo stesso. Sì, il powertrain è lo stesso, la Skoda è a trazione integrale, cambia tanto l'aerodinamica e ovviamente il peso, che sono tutti i fattori che in una prova del genere incidono parecchio. E a me proprio per questo interessa vedere la differenza. L'auto più leggera qual è? Allora, l'auto più leggera, numeri alla mano, è la Renault Megane, che supera di poco i 1630 kg, seguita dalla Kia. A questo punto ti dico però anche la più pesante, che è la BMW, che viaggia sui 2640. Un salotto con quattro ruote, evidentemente un'ammiraglia, ma già mi immagino i commenti. E invece a livello di potenze come siamo messi, tolta chiaramente la BMW che sicuramente supera i 500 cavalli e questa Tesla Model X che ne supera i 1000 cavalli, ma ne parliamo dopo. Allora, la seconda più potente è la Skoda Enyaq con 299 cavalli, invece la media è sui 260, per cui c'è parecchia differenza tra la prima e la seconda. No, pensavo di più. Prima di perderci nei numeri vogliamo ricordare le regole con cui misuriamo l'efficienza delle auto. Si viaggia lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare in senso antiorario, i limiti di velocità sono di 130 o 110 km/h in galleria e poi ovviamente si rallenta col traffico. Le auto viaggiano tutte con il clima acceso a 22 gradi con ventilazione auto, finestrini chiusi e una sola persona a bordo. Programma di guida normale. Ogni giro è lungo 68,2 km e il tempo di percorrenza varia in funzione dell'orario. Noi per limitare l'impatto delle ore di punta siamo partiti alle 11 di mattina. Il test di ogni singola auto finisce quando la batteria arriva al 5% e il driver esce dal raccordo per trovare la colonnina di ricarica più vicina. Tutte le auto sono collegate via radio e monitorate grazie al tracking satellitare di LoJack, che rileva in tempo reale velocità, posizione e altri parametri fondamentali per normalizzare i risultati alla fine della prova. E questo è un momento topico, Fra, perché ora possiamo provare quanto è comodo questo sterzo, lo yoke, per fare manovre in autogrill. Sì, ti ci voglio vedere adesso. Ecco, già io adesso che mi viene da guidare con una mano, metti la cera, togli la cera. Perché poi te lo trovi verticale. No, te lo trovi verticale, a un certo punto dici, che cos'è? Guarda, la metto fra questi due, quindi facciamo finta che devo fare una manovra veloce, ecco, fra queste due auto. Vai. Poi l'altra cosa assurda è questo, il cambio qui, che è veramente, perché non c'è più la leva. Vediamo se ti viene da cercare la parte superiore che sì, non sì. Esiste. Sto rischiando di distruggere la Megane, te lo dico. Ho scelto il posto sbagliato perché comunque siamo stretti, ma questa è una simulazione. Bello, cioè, particolare, però diciamo non è il massimo della praticità. Anche perché, insomma, se lo tenessero come accessorio. E poi, ripeto, il problema è questa leva. Cioè funziona così, vado avanti, così vado avanti, così vado indietro. Cioè, penso una manovra veloce. Ecco, il difetto che mi hai fatto notare tu prima è il problema della distanza dei tasti. Cioè io da qui, per prendere il clacson, devo spingere qui. Le frecce riesco a mettere, gli abbaglianti li devo giocare così, insomma. Diciamo che il clacson sarebbe stato più... Il clacson qui lo voglio. Più comodo al centro. E mancano poi palette, cioè si sarebbe potuto sfruttare il retro per creare delle palette, questo
sicuramente. Eh sì. Ok, ci siamo un po' distratti con il parcheggio della pace car, ma la sosta era tecnicamente necessaria per ricaricare noi e i driver. Le batterie delle auto invece possono ancora aspettare. Il bello del Gra è che i giri volano anche quando c'è traffico, che a noi torna utile per mettere alla prova la rigenerazione delle auto e l'efficienza dei motori nelle fasi di riaccelerazione. Ricordiamo che le macchine più pesanti sono svantaggiate negli stop and go, e l'altra variabile che incide è la temperatura. La prova quest'anno si è svolta con un range termico non troppo rigido, compreso fra i 13 e i 16 gradi centigradi. Nota tecnica importante: tutte le auto sono dotate di pneumatici montati in primo equipaggiamento e quindi estivi o tutto al più 4 stagioni. La gomma è un elemento che fa differenza in termini di efficienza e sicurezza, specialmente quando è progettata specificamente per un'auto a batteria che è sensibilmente più pesante di un veicolo termico. E comunque, se avessimo usato delle gomme invernali, i consumi sarebbero stati fino al 10% più elevati. Mercedes, autonomia per favore. Skoda, come sei messa ad autonomia? 38%, 160 km. Mercedes 44%, 211 km. Volkswagen, scusa, puoi ripetere l'autonomia? 22%, 73 km. Highways, autonomia per favore. Highways 18%, 58 km. Renault Megane, se mi senti, autonomia per favore. Manca ancora un po' per arrivare al fatidico 5% che abbiamo fissato come limite per uscire dal raccordo. Ma ne approfitto per fornirvi una panoramica sulle potenze di ricarica di tutte le auto. Da questa tabella salta subito all'occhio che in corrente alternata C, cioè quella che si sfrutta sulle colonnine cittadine, solo Renault e Smart raggiungono una potenza di 22 kW. Quanto la ricarica DC, che serve per le ricariche ultraveloci, cioè quelle utili in autostrada quando viaggiate, le potenze sono tutte proporzionate alle dimensioni delle batterie, eccezion fatta per la Highways e la Kia, che risultano un po' sottodimensionate. Come procede là? Vogliamo fare un attimo un punto della situazione, perché abbiamo raccolto i dati e in realtà ci stanno un po' spiazzando, perché non è tanto confermato che insomma sia la Highways a uscire per prima, o forse sì? Diciamo che da un lato sì, l'aerodinamica o il peso, però poi l'efficienza, perché alla fine la Megane ha anche un po' meno batteria, in effetti potrebbe uscire per prima, però se la gioca, ecco, con l'Highways e con gli ID Buzz, che un po' era magari prevedibile, volendo più o meno lo stesso powertrain della Skoda, pensavo facesse peggio. L'Highway, mi sentite? Eccoci, ci chiamano via radio, dobbiamo chiudere, dai, ci sentiamo dopo. Ma ora vediamo come è andata a finire in concreto. Ad uscire di scena per prima è stata la Highway su 5 dopo poco più di 4 giri e 289 km percorsi, seguita dalla Renault Megane e quindi dalla Volkswagen ID. Buzz, che è arrivata più lontana delle nostre previsioni. Quanto? La risposta nel riepilogo dei risultati in ordine di autonomia rilevata. L'auto che ha fatto più chilometri, cioè 436, è stata quella con la batteria più grande, la BMW i7, seguita di pochissimo dalla Mercedes EQE. Terza sul filo dei 400 km la Polestar, seguono a distanza ravvicinata tra loro Skoda, MG e Kia, e quindi Smart, e poi le altre che abbiamo già citato. In media abbiamo registrato un'autonomia reale inferiore del 25% rispetto al dichiarato in ciclo di omologazione, di cui vi spieghiamo il funzionamento nell'articolo che trovate in descrizione. I dati più interessanti sono però quelli relativi all'efficienza, cioè i consumi effettivi di energia in kWh ogni 100 km. Ebbene, l'auto più virtuosa è stata l'MG4, che ha sorpreso tutti con un ottimo 16,42. Seguono appaiate le Renault Megane e Kia con poco più di 17,5 kWh ogni 100 km. Polestar e Smart sono anche molto vicine tra loro. Potete notare come il consumo sia inversamente proporzionale al peso dell'auto e ovviamente alla potenza. Dunque, in fondo alla lista trovate le auto più grandi e performanti. Poi l'ID Buzz fa storia a sé a causa dell'aerodinamica giocoforza penalizzante. Va da sé che questi numeri non sono confrontabili direttamente tra loro, ma vanno presi come riferimento specifico sui modelli per eventuali valutazioni di acquisto che state facendo. E per capire meglio quanto incide l'efficienza sulle spese di gestione, in questa tabella vi riportiamo quanto costa effettivamente ogni giro di Gra, nonché il costo per 100 km percorsi. Come prezzo dell'energia alla colonnina abbiamo considerato circa 0,35 euro a kWh, che è la cifra che si può pagare stipulando un abbonamento con un operatore come Plenitude V-Charge.
cifra che sale a circa 0,53 euro a kWh in caso di pieno di batteria a casa, prendendo come riferimento il prezzo sul mercato tutelato fissato da ARERA a gennaio 2023. E a sole tramontato anche noi abbiamo dovuto ricaricare la pace car, e visto che siete arrivati fino in fondo al video non possiamo non dirvi quanto abbiamo consumato. Dunque, 385 km, 81 kWh, e questa è la media di fatto. E questa è la media. 21,0 kWh. Lo ricordiamo che Tesla utilizza l'unità di misura wattora per chilometro, insomma sono kilowattora per 100 km. Per rileggere nero su bianco tutti i numeri della nostra prova vi rimandiamo all'articolo pubblicato su Inside Ease, mentre se avete domande, curiosità o altre segnalazioni scrivetecele nei commenti.